Salve a tutti! Ciao! Molte coppie in Giappone, quando si sposano, hanno problemi con le rispettive famiglie. Qual è la nostra esperienza? Ve lo spieghiamo in questo video. Eccoci qua, oggi parliamo di questo tema che molto spesso mi viene chiesto anche nei commenti, cioè come sono i rapporti tra te e la famiglia di Yuri e qualcuno anche viceversa, anche se molto spesso dà per scontato che i problemi all'interno di una coppia italo-giapponese o comunque di una coppia che vive in Giappone in cui uno dei due coniugi o uno della coppia insomma è un cittadino giapponese sia dato appunto per scontato che i problemi siano dello straniero verso la famiglia del compagno o della compagna giapponese. C'è tutta questa serie di vlog che probabilmente faremo anche una volta al mese che ci è venuta in mente, perché molto spesso tante persone qui su... sì, lo faremo lo faremo che... prima volta che no, visto però che vedi che cioè stiamo facendo dei video magari in posti un po' più belli così, però piacciono molto quando poi parliamo di noi e descriviamo delle nostre esperienze, più che far vedere i posti che vi faccio vedere praticamente ogni giorno sulla mia pagina Facebook e sul secondo canale YouTube che vi invito a seguire. Oggi quindi parleremo della nostra esperienza e poi magari vi diremo qualche problema che abbiamo sentito nel corso degli anni, non tanto all'interno della nostra coppia ma a quello di amici e persone comunque che erano intorno a noi. Faccio dire prima a Yuri la sua esperienza con la mia famiglia, anche se purtroppo in questi ultimi tre anni purtroppo per motivi appunto del coronavirus non siamo tornati, sono tornato solo io. Prego. Hai. Da quando ho conosciuto la famiglia del Tommaso sono stati sempre gentili. Poi mi sembra di essere accettata come una famiglia subito, no? Sì. Sono sempre gentili e penso tanto di Tommaso e anche di noi e anche Miva dopo che è nata. Comunque ogni giorno su quel gruppo WhatsApp che abbiamo tutto più o meno vi sentite con i miei genitori, no? Che tenta di telefonare, magari te non puoi rispondere, eccetera. Cioè, anche se non vi vedete tutti i giorni, però magari qualcuno prova di avere contatti tutti i giorni, no? Io non è che chiami così tanto a caso. Mi dispiace che io non sono disponibile quando date. Anche te non, quando mi chiami non mi... No, lei non risponde mai, infatti voglio regalare l'orologio, almeno sa che lo chiamo. È esempio così. Ma proprio non risponde, ma questo è proprio una cosa comune delle donne in generale. Non sempre così. Non di tutte. Io rispondo ai amici anche una settimana dopo. Voi italiani rispondete subito, no? Esatto, questo è abbastanza normale in Giappone. Cioè, questo qui è una cosa che anch'io ho capito, ci ho messo un po' per capire nel corso degli anni e non capivo... come dire, se fosse una mancanza di rispetto, ma dici vabbè ti rispondo quando voglio perché non è che sei così importante. In realtà non è così. In Giappone tu mandi un messaggio che per questioni personali, perché per lavoro poi è quanto prima, insomma. Però per questioni personali effettivamente tu mandi una mail, un messaggio e se ti va bene ti rispondono dopo 3-4 giorni. Ed è assolutamente normale, quindi non vi crucciate, non vi stupite se i vostri amici giapponesi che avete conosciuto in viaggio, quando gli mandate una mail o un messaggio vi rispondono giorni dopo. Vero? No, anche di più, no? Anche di più. Io quando sono stata in Italia per studiare, sì. Tutti amici stranieri, soprattutto tipo spagnoli tipo sudamericani, sentivano ogni giorno con la famiglia. Invece i giapponesi ogni 3 mesi o ogni 2-3 mesi sono normali. Sì, noi ci prendono in giro per questa cosa del fatto che ci sentiamo tutti i giorni con la... con la famiglia. Comunque non ti sei mai sentita discriminata o non accettata dai miei genitori, no? No, non avrebbero fatto uguale. Appena venuta a casa è piaciuta subito. Ultimamente mi dispiace tanto che sono... Sei troppo impegnata quindi non riesci a... Sono già stanca, basta fare la cosa da fare ogni giorno. Quando
ho mio tempo già notte, già dorme in Italia. Poi tra l'altro già mi va a dormire. Sì, quindi poi in Italia anche tardi, considerando che adesso poi sono diventate 8 ore. Hai avuto qualche difficoltà in questi anni con qualcuna mia famiglia, qualche amico a essere, cioè nel senso si è sentita discriminata, non accettata, qualche incomprensione dal punto di vista linguistico? Capivi tutto quando parlavano tutti quanti, c'è qualcuno che non capisci quando parla. Vabbè, sì. Okay. Non hai avuto difficoltà, comunque. Sempre mi sentivo accettato. Accettato. Ora invece passo io nel dire che io mi trovo benissimo con i suoi genitori, sono sempre stato trattato benissimo, sarà anche perché lei era grande, quindi me la volevano svendere. Avevo già 30 anni, quindi mi hanno trattato da subito bene, perché cioè, questa è l'ultima occasione. Vabbè, scherzi a parte, perché succede anche questo in Giappone, eh? Cioè il fatto che le donne dopo 30 anni sono definite dai Christmas cake, cioè dei dolci di Natale, che come dolce di Natale è buono, come dire, mangiato lo stesso giorno dopo, no, questa è un po' una cosa. I giapponesi tendono, soprattutto anche gli uomini, anche quando sono un po' più in là, preferiscono sempre sposare ragazze o donne più giovani. Quindi passati 30 anni per lei era proprio l'ultima spiaggia, quindi è arrivato questo straniero dall'Italia, teniamocelo caro. Scherzi a parte, no, mi sono sempre trovato bene. Come sempre detto, anche se fossi stato, sparo delle nazionalità a caso, senza essere messicano, americano, russo, bengalese, quello che è, probabilmente mi avrebbero accolto uguale, perché i suoi genitori sono veramente delle bravissime persone, specialmente, ora no, non specialmente perché dopo non lo sia, ma ho più rapporti con la tua mamma perché viene spesso qua. E tra l'altro spessissimo, credo di essere l'unico marito che è contento quando la suocera viene a casa. Cioè, perché spesso leggo queste cose, no, su internet, no, questi anche i meme, no, che dice la suocera, fanno la festa quando muore. Scusate, insomma, così. Io invece no, sono più contento, anzi dico, ho sbagliato, porco cane, dico, lei, perché viene qua, sempre tutto pure. Ora, non che sia un discorso maschilista o che la donna debba pulire per forza, io tento di pulire e rimettere a posto, ma il suo disordine è più forte, è più veloce del mio rimettere a posto. La sua mamma invece, che come me ha una costanza nel rimettere a posto, fa sì che la casa abbia proprio un'altra aria, si ispira un'aria fresca, pulita, di ordine totale, capito? Secondo me lei fa come il ruolo della mamma mia, perché dispiace per Tommaso, per me. Come avere questa figlia, no? Comunque io, a parte queste cose, cioè, nel raccontarla in maniera divertente si nasconde la verità, poi perché se adesso... Sai che spesso gli dico, per punizione oggi tour della casa in disordine, che è una roba spaventosa quando è in disordine. Comunque, a parte scherzi, mi sono sempre trovato bene, non solo con proprio con tua e tua mamma, ma anche insomma con tuo fratello, anche con la famiglia del tuo fratello, della moglie del tuo fratello, anche se non è che siamo visti tanto. Non voglio sottolineare questa cosa come un assoluto punto di forza, però magari, e ripeto, quello che ho detto prima avrebbero colto uguale. Però ecco, i tuoi sono da sempre appassionati di Italia, quindi il fatto di avere, insomma, ora adesso poi con la bambina, che come dice tra qualche anno si spera che parlerà meglio di loro, perché ancora italiano non lo parla, anche se capisce tutto. Quindi credo che anche quello magari possa aver contribuito ad una sintonia che si è formata prima, proprio per, come dire, comunità di interessi, no? Credo che sia stato così. Esperienza tua positiva, esperienza mia positiva. Veniamo alla parte finale di questo video, in cui magari raccontiamo e proviamo a spiegare, se riesci a spiegarlo, perché spesso ci sono problemi. Per esempio, una tua amica, diciamo così, si è sposata con un uomo che era già sposato, non so se questo qui aveva un peso oppure no, americano, ok? La famiglia non gli ha parlato per diversi anni, perché era andata a vivere negli Stati Uniti o perché si era sposata con un americano? Senza stare a contare il fatto della guerra, anche, eccetera, magari. Perché si è sposata con un americano, soprattutto una volta già sposato, no? Il secondo matrimonio. Secondo matrimonio, sì.
Ma tu pensi che ecco, la componente in questo caso sia stata che più che fosse americano o che fosse già sposato? Combinazione, Ecco, questa è una naturalmente. risposta molto giapponese, però Appunto. questa è molto giapponese. A parte questo caso qua, c'è qualche motivo per cui secondo te spesso queste genere di unioni internazionali, non tanto in questi tempi, magari prima non erano accettati? Prima, Ma com'è mai secondo te? Perché? secondo me, ora meno, molto meno, anche i genitori accettano i matrimoni internazionali, però tanto tempo, tipo 20 anni fa, non era così, secondo me. Il motivo sarà che non avevano modo di comunicare, no? Che non sapendo inglese oppure loro lingua. I giapponesi pensano che i giapponesi Ah, so, sono. sono tutti uguali come cultura, mentre chi viene da fuori spesso è molto differente. Ora, questo qui è un concetto magari che le resta difficile da spiegare in italiano. Ho capito, insomma, quello che vuol dire e ve lo traduco in italiano diretto. Credo che, insomma, quello che tu volessi dire te è che siccome siete stati un'isola chiusa fino a 150 anni fa, non è stato facile per le vecchie generazioni che ancora avevano, ovviamente non quelle che erano nate nell'Ottocento, ma anche dopo, figli magari di persone che erano nate alla fine del periodo Sakoku, cioè nel 1868, quando il Giappone era chiuso, era comunque difficile accettare il fatto che una cultura così diversa entrasse poi nelle situazioni molto private delle famiglie, all'interno appunto delle famiglie, con il matrimonio, no? Credo sia quello che volevi dire, no? Perché questo non è facile poi da spiegare una lingua che non è la sua. Anche perché come gli americani stavano in Giappone mentre è guerra, no? Si sono sposati, però sono tornati in Stati Uniti come Madame Butterfly, no? Ah, sono tornati, non sono più tornati. Sono stato qua, è stesso tanto, no? Questa cosa. Sì. Quindi magari i vecchi immagini dei matrimoni internazionali è questo, no? Vai via, ciao, non torno più. Sì. Arrivederci, Vacanzatelo. amore, ciao. Non so, però anche, no? Conosci altre persone che hanno avuto problemi che poi magari si sono risolte subito in una coppia internazionale, così? All'inizio magari hanno un po' di difficoltà per far capire come sono bravi oppure perché vogliono sposare con questo. Dopo però si risolvono subito. Allora, tra l'altro, senza dire chi, questa è una cosa che mi ha raccontato un amico qualche anno fa, che non tanto italiano, non tanto i genitori della moglie, ma quanto il nonno, perché comunque i genitori erano, insomma, un po' più giovani, ecco, comunque giovani, relativamente giovani, quindi hanno accettato subito questa cosa quando hanno conosciuto il nonno, però aveva fatto la guerra, e quindi l'equazione era straniero uguale americano uguale nemico, non è che accettasse molto che la nipote si andasse a sposare con uno straniero. Quindi poi però dopo, siccome gli hanno detto che era italiano e quindi gli hanno fatto presente che durante la seconda guerra mondiale eravamo alleati, allora è andato tutto bene. Quindi se volete altri video in questo modo, se avete qualche argomento da suggerirci che non è stato già trattato, perché poi di video in questi anni abbiamo fatti tanti, scrivetelo nei commenti, che lei è sempre contenta di fare i vlog. Scusa, dicevi? Parlando della tua famiglia, Ah, questo aggancia. noi a te sì, però io e Miva non siamo incontrati ancora nostro nipote, Ah no? sì, Francesco, sì. Quindi non vediamo l'ora. Me ne ero dimenticato, perché io l'ho visto, però dopo 3 anni, dopo, anzi no, 3 anni, dopo 2 anni che era nato, insomma, perché purtroppo sta pandemia ha rovinato tante cose. Grazie a tutti per aver visto questo video. Ripeto, altri argomenti di cui volete che noi parliamo, oppure curiosità, eccetera, nei commenti qui sotto, sia che lo state vedendo su YouTube, sia che lo state vedendo su Facebook. Ci vediamo prossimo dal Giappone, ciao ciao! Ciao ciao!